Venezia, perché io mi sono ispirato a Venezia perché avevo visto in quell'epoca là quel famoso film che si chiama Il motivo misterioso. Non so se voi non eravate magari neanche nati. Era una storia di un professore di clarino che aveva una ragazza e insegnava a suonare il clarino. E c'era questo motivo del Settecento che era una cosa armoniosissima, finché questa ragazza si è innamorata di questo suo maestro. Sono diventati amanti e intanto lui ha avuto un cancro e è morto. Allora era a Venezia, questa ambientata Venezia. E qui in fondo ci sono quei piccoli angoli di Venezia dove c'è la luna che batte su questi marmi bianchi, c'è questo clarino che si sente che suona, queste chiese con dei personaggi, questo palazzo ducale che diventa una figura umana, eccetera, eccetera, punto di vista, e questo passeggiare per Venezia, no? E ognuno passeggia dentro il quadro, perché voi dite cosa vuol dire qua l'artista? No, l'artista non gliene frega niente, l'artista è un piccolo presuntuoso che si crede un piccolo padre eterno, crea una scenografia, un paesaggio, dove voi dovete fare un saltino dentro e camminare dentro. Ognuno di voi che cammina in quel quadro ha le sue emozioni, che dipendono dalla sua preparazione, dalla sua radice, dalla sua cultura, dalla sua sensibilità. Il tuo sogno è diverso dal mio. Ecco che allora cosa faccio? Il quadro che ti ho dato non è altro che questa scenografia perché tu sviluppi il tuo sogno. Ecco perché io sono un surrealista, perché mi piace molto questa cosa. Io creo questi piccoli paesaggi e dico adesso, bluff, vai dentro, cammina, risolvi i tuoi problemi emotivi da te. Io ti ho dato gli elementi, come il Padre Eterno ci ha dato gli elementi di creare questo paese, questa natura, e da noi, guardando un paesaggio, guardando la natura, abbiamo delle emozioni e delle sensibilità.